Fratelli rossoneri, amici di YouTube, buon pomeriggio a tutti amici. Sto ancora pensando come attaccare lo stendardo del mio amico Nava Antonio. Dunque ragazzi, allora parliamo un attimino di una cosa oggi pomeriggio, del derby. Allora stasera innanzitutto, stasera sono in live. E niente, parleremo un pochettino di tutto, inizieremo a parlare del derby, di come giocare e tutto quanto. Domani inizierò a parlare di come mettere giù io la formazione per questo derby, di come giocare io in base a come giocano loro ovviamente. E poi naturalmente parlerò anche di come probabilmente giocherà Pioli, secondo le notizie che si riportano, comunque domani ne parleremo. Stasera super live con il Rasta, super live stasera, ok? Come al solito, precedenza le donazioni, le domande di chi dona, ovviamente, naturalmente nessuno è obbligato a fare nulla, ci mancherebbe altro, però onde evitare comunque sia per chi dona, onde evitare comunque litigi o cose, chi dona ha la precedenza sulle domande, è normale ragazzi. Chi paga ha sempre ragione, quasi sempre ragione. Non ho capito, ma chi è matto? Dimmi Renato! Cosa vuoi? Mars? La festa? Campionato! Le fa finire in marzo, ciao! Guarda come la canzone, me la ricordo, tutte le Renato. Eccoci qua. Fiesta. Allora ragazzi, quello che volevo parlare invece di oggi pomeriggio è un argomento ben preciso: l'utilità di Gazidis. Allora, mi è arrivata la voce, sapete già da chi praticamente, che gli Emirati Arabi praticamente hanno rinnovato il nostro sponsor, cioè il loro sponsor con il Milan, a 14 milioni di euro. Il Lione l'ho rinnovato a 20 milioni. Io mi chiedo una cosa, ma Gazidis, che lo paghiamo 3 milioni di euro all'anno, ma noi che cazzo lo paghiamo a fare? Cioè Gazidis cosa ha portato da quando è arrivato? Io voglio proprio parlare di questa cosa qua, cioè Gazidis l'utilità è da mesi che non ne parliamo, perché comunque siamo stati distratti comunque dal campionato e tutto. Ma Gazidis nel Milan che cazzo serve? Ed è quello che comanda, perché comunque da quello che mi dicono è quello che comanda. Anche i miei amici della Curva mi hanno detto: guarda che stai parlando con quello che comanda, perché comanda lui, però pagano 3 milioni di euro l'anno per comandare. Ci abbiamo lì il direttore sportivo Massara, che è come non averlo, perché c'è il patentino, mi ha detto che è lì perché c'è il patentino. Bomani Maldini, comunque sono due inesperti, anche se Boban sta migliorando, comunque Maldini per me è recuperabile, anche perché da quanto tempo è che non sentite parlare Maldini? Cioè quello che mi voglio chiedere, Maldini, da quanto tempo è che tu non vai ai microfoni, dici qualcosa, ti fai sentire? Cioè noi abbiamo bisogno di questo ragazzi, cioè i tifosi che siamo in questa situazione di merda hanno bisogno di gente che ci mette la faccia, quindi guardami negli occhi, tu devi andare in sala stampa e parlare ogni settimana. Gagliani ogni giorno le lasciava giù un'intervista, Cristo, capito? Noi da quanto tempo è che non c'è uno dei nostri che va in sala stampa a dire due cose? Da quanto tempo è che uno dei nostri, soltanto Boban ci mette la faccia, anche contro l'Atalanta è andato, ci ha messo la faccia, solo Boban ce la mette. Maldini mai una volta, sto gran borghese, mai una volta, che guai se lui va in sala stampa a dire qualcosa, a metterci la faccia. Cioè della trattativa con Arnaud nessuno ne parla, di questo vabbè, quello lo posso capire perché è una roba segreta, però magari è una roba segreta, se c'è veramente questa trattativa ci può stare, ma voglio dire del futuro mercato, dei futuri progetti, le cose, perché non parlate? Perché non andate in sala stampa, ci fate sapere qualcosa? Cioè noi comunque sia, siamo sempre qua che ci svegliamo e dobbiamo leggere queste testate giornalistiche del cazzo, ok? Invece di ascoltare i nostri dirigenti comunque per sapere almeno di che morto dobbiamo morire, perché la nostra situazione è delicatissima. Cioè l'anno prossimo o siamo ancora nel profondo o ci possiamo tirare su, in base alle decisioni societarie ovviamente che ci saranno, in base al mercato, in base a tutto. Ma quello che voglio parlare proprio, Gazidis è arrivato praticamente dall'Arsenal dicendo che era il numero uno, si diceva il numero uno dei numeri uno, si è mangiare soldi, il numero uno del numero uno a mangiare soldi. Cioè ormai praticamente in Europa siamo diventati piccoli così, noi che abbiamo una bacheca che è piena,
che è piena, che giochiamo in uno degli stadi più belli del mondo, che siamo una delle città più belle del mondo, che siamo, abbiamo il numero, uno dei numeri più alti di tifosi del mondo, capito? Perché se vai in Cina, in Giappone, in Corea, vai in India, vai dove cazzo vai, il Milan lo conoscono tutti. Cioè adesso addirittura gli Emirati Arabi pagano a noi di meno rispetto che al Lione. Ma Gazzi disse, ma tu che cazzo sei venuto a fare qua? Ma tu dimmi che cazzo sei venuto a fare qua? Cioè sei venuto per farci far soldi o sei venuto per mangiarsi soldi? Un altro mangia soldi sei? Sicuramente sì. Sei brutto, non ti posso vedere veramente. Sei soltanto bloccare acquisti, il bilancio, mica bilancio, cos'è? Ok? Hai fatto una squadra di merda quest'anno, perché se non arrivava Teo Hernandez veramente eravamo quasi da Serie B, eravamo dati alla mano. Ok, dati alla mano eravamo quasi da Serie B, se non arrivavano. Adesso è arrivato Ibrahimovic, ma Ibrahimovic è arrivato. Molti mi dicono già comunque sarebbe dovuto arrivare. Io ho i miei dubbi che sarebbe dovuto arrivare Ibrahimovic, che fosse arrivato, sarebbe arrivato Ibrahimovic. Se non avessimo preso 5 piperoni dall'Atalanta, perché erano settimane che non se ne parlava più. Poi magari molti mi dicono, no, guarda che comunque sarebbe arrivato. Ma io ho dei forti dubbi che magari sarebbe anche arrivato lui. Non lo so. Comunque il video di oggi, ditemi qua sotto voi che cazzo ne pensate di Gazidis, perché io non ho più parole per descriverlo, non lo so, cosa ha portato. Cioè io spero, mi auguro, che questo qua sarà il primo, a parte il fatto le dichiarazioni che aveva lasciato, che ha detto noi abbiamo salvato il Milan. Ma che cazzo stai dicendo? Ma hai salvato che cosa? Ma secondo te il Milan falleva? Cioè con la potenza che c'ha economica il Milan sta fallendo per colpa vostra, di quelli che ci siete voi adesso. Ma il Milan, se sarebbe andato in mani di qualcun altro, sicuramente non sarebbe fallito in primis. Perché la nostra sfiga purtroppo che poi non si sa bene la storia com'è, se erano soldi di Berlusconi riciclati, se il finto cinese c'era o non c'era, non si sa, non, nessuno di noi sa veramente, soltanto chi era dentro le cose sa come sono andate le cose, perché per me c'è tanta di quella sporcizia dietro che è la metà bassa sulle trattative che ci sono state, tutto, ok? Di cosa ha combinato Berlusconi, di cosa ha combinato anche altra gente, ok? Cioè, di cosa che, quelli che ci hanno messo noi nella merda sono stati Mirabelli e Fassone, questo è poco ma è sicuro. Ma quello che ci sta veramente mettendo veramente, che per me sta facendo un lavoro di merda, è lui, perché era quello che ci doveva tirare sul bilancio e tutto quanto, che cazzo sta facendo a portarci sponsor, immagini, tutto quanto, eh. A me fra l'altro, questo messaggio, perché io li leggo qua sotto i vostri messaggi, un tifoso dei Gunners qua sotto mi ha scritto: abbiamo fatto la festa quando sei andato via dall'Arsenal. Ha detto: noi abbiamo fatto la festa nel pub, tutti, che sai che lì si radunano tutti nei pub, nelle cose, c'hanno il loro pub, come qua ci sono i Milan Club, lì c'hanno i pub che si scannano di birra, ok? Abbiamo fatto la festa una settimana quando se n'è andato via. Cioè ditemi voi, quindi, comunque, se questo qua era ben voluto, lì dove è andato, l'Arsenal non ha mai vinto un cazzo. Sto grandissimo Gazzini, sto grandissimo DS, sto... cioè io non ho parole veramente, Vabbè, comunque sia, ragazzi, andate a vedere, se avete voglia, l'intervista che ho fatto con Salvatore Nero Blu 98. E questa settimana qua uscirà quella con Sergio Sarugeri, uscirà. Sarà una bomba quella lì proprio, il Casciavite, il Bauscia, sarà una bomba atomica. Stasera risponderò alle vostre domande in live. Ci vediamo stasera verso le 9:20, 9:30 facciamo, 9:15, 9:20 più o meno, dai, 9:15, 9:20 sarà abbastanza lunga, perché sennò mi chiudono anche tardi i biliardi, penso, perché giovedì mi chiudono tardi. Comunque la faremo fino a mezzanotte e mezza, stasera sarà più lunga di quella dell'altra sera, però l'altra sera ho fatto 2:30 di live, non è che ho fatto qualche minutino. E niente, parleremo di questa cosa qua di Gazzidis, che qua sotto mi interessa il vostro parere, amici. E niente, ditemi qua sotto la vostra, di che cosa ne pensate anche di questa cosa qua, che il Lione praticamente piglierà più soldi agli Emirati Arabi che noi. Cioè, cose assurde, cose che ormai, cioè, non soltanto facciamo un mercato di merda, che praticamente i nostri sono sempre, noi non siamo neanche riusciti a guadagnare un euro su Rodriguez, non abbiamo guadagnato il grande Rodriguez. Io Rodriguez col cazzo che l'avrei dato via, vi spiego perché: per dispetto l'avrei tenuto lì in panca, visto che il suo cazzo di procuratore ha fatto casino e coso, prendeva, i procuratori devono anche far portare soldi anche alla società di dove sono, se vogliono i loro assistiti felici, non che fa che cazzo vogliono. Rodriguez l'ho perso a zero, ok? A zero l'ho dovuto perdere, a zero, per riprendermi l'Axalt, che non me ne faccio un cazzo, nonostante che a me non mi dispiace neanche l'Axalt. Io, per dispetto, Rodriguez, dopo tutto quello che mi ha fatto, l'avrei tenuto lì anche malvolentieri. È muto in panca, è muto. Ehi! Sì, è anche arrivato. È arrivato lo zippo. Quando arriva lo zippo, che chiede subito il caffè.
Quindi io proprio l'avrei tenuto in panca, ma proprio per una cosa di farli completamente un dispetto, per farli completamente un dispetto, assolutamente, guarda, visto che il grande Rodriguez era titolare di qua e titolare di là. Vabbè ragazzi, continuiamo a scriverci al canale YouTube, clic 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 clic, mentre faccio il caffè per lo Zippo sempre presente. Campanella di aggiornamenti, prego, clic 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 clic. Ragazzi, ci vediamo in live stasera, ore 9:15, 9:20 inizio, ciao!